Sì, grazie dell'invito e dell'attenzione. Mi trovo costretto a partire dai pastori transumanti di Roaschia, che è una piccola comunità in provincia di Cuneo. E mia nonna che vive nell'Astigiano, diceva: ma i pastori transumanti, quelli che con le pecore, no? Qui probabilmente avete i bergamini o altre situazioni, sono un po' come gli extracomunitari oggi. Arrivavano, non si capiva bene dove qualcuno li accoglieva, altri li mandava via a calci nel sedere. Quindi in realtà anche questi studi riguardano figure marginali del nostro passato. Un noto antropologo statunitense, Clacoun, amava dire ai suoi studenti, prendendo un'immagine dal gioco del baseball, che il giro lungo, quindi il fuoricampo, il giro lungo è la strada più breve per tornare a casa. Questo è vero per noi antropologi, ci crediamo molto, ovvero riflettere sulle stranezze degli altri è un modo non soltanto per riflettere sugli altri, ma è un modo per riflettere su noi stessi. Ed è con questa premessa che vi conduco. E spero che sia un viaggio interessante, molto lontano dalle nostre metropoli. Vi conduco in Congo, nella sua capitale che è Kinshasa. L'interesse verso le metropoli e le megalopoli mi è nato frequentando, ecco, no, c'era già, e quindi questa è una piazza di Kinshasa. Mi è nato frequentando minuscoli villaggi del bacino interno del Congo, dove per anni ho condotto le mie indagini antropologiche. Per raggiungerli occorre transitare in almeno tre città. La prima e la più grande di queste è Kinshasa. Così, alcuni anni fa, durante uno dei miei viaggi in Africa centrale, decisi di non prendere l'aereo per l'interno e fermarmi nella capitale del Congo. In questa città di 9 milioni di abitanti, lo spirito pubblico, per recuperare una nozione emersa durante la giornata di ieri, sembra evaporato e la sofferenza pare incorporata in ogni singola esistenza in modo davvero sorprendente. Collocata in un'ampia zona sabbiosa sulle rive del fiume Congo, Kinshasa venne fondata alla fine dell'Ottocento dai colonizzatori belgi con il nome di Leopoldville, unendo precedenti insediamenti indigeni. La nascita di Leopoldville non rappresenta quindi un'assoluta novità nel processo di urbanizzazione della regione. Il sistema urbano, lungi dall'essere importato dall'esterno, era già presente in una qualche forma e i colonizzatori lo hanno utilizzato sovrapponendovi i loro insediamenti. Se non è corretto dire quindi che le forme di urbanizzazione dell'Africa subsahariana sono interamente dovute all'apporto degli europei, bisogna riconoscere a questi ultimi l'applicazione su ampia scala di uno specifico modello di città, la città coloniale, basata sulla netta separazione sul piano spaziale della città dei bianchi, la ville blanche, dalle molteplici cités de noirs, le città dei neri, sorte nel corso del tempo lontane dal centro amministrativo e commerciale. La separazione era garantita da un'ampia zona cuscinetto, lasciata incolta e non lottizzata, oppure dalla costruzione di un parco, di un campo da golf, metteteci che cosa, quello che volete, l'importante era separare. Insomma, le città venivano costruite proiettando nello spazio blocchi maggioritari di marginalità, con la motivazione principale della difesa epidemiologica e igienica. Ecco, quando riflettiamo sulle nostre città e sulle politiche di esclusione praticate, potremmo rovistare nel nostro passato e attingere, oltre alla rassicurante esperienza della polis greca spesso evocata, anche la meno rassicurante disseminazione di cordoni sanitari nell'urbanistica coloniale. Non siamo in un passato molto remoto. A quanto pare siamo abili a creare spazi tra le persone. Ecco, a questo punto permettetemi una breve digressione risorgimentale, molto breve, in onore del 150° anniversario dell'Italia. Pochi anni dopo che il generale Garibaldi consegnò Palermo a re Vittorio Emanuele di Savoia, viene emanato un regolamento di igiene col quale si vieta praticamente la vita professionale e ricreativa all'aria aperta. I cortili interni di Palermo smettono di essere luoghi dove le persone interagiscono e diventano spazi tra le persone di interposizione. Non occorre scomodare alcuna marginalità urbana per ritrovare questo profondo gusto per gli spazi che si interpongono tra le persone. Basti pensare ai cortili dei nostri palazzi e alla necessità di appellarsi ai diritti universali del fanciullo o a illuminate ordinanze della Polizia Municipale
per farli tornare a fatica luoghi di interazione umana e non di interposizione. Ecco, ma torniamo a Kinshasa. Dalla sua fondazione la città non ha mai smesso di crescere. Dal 1924 al 1970 il ritmo di crescita fu circa del 9% annuo. Ciò corrisponde ad un raddoppiamento della popolazione a ogni 8 anni. Soprattutto dopo il 1959 appaiono insediamenti spontanei nei territori collocati ad est. E in questa ampia area periferica si è assistito ad un popolamento molto rapido e quantitativamente importante dovuto a nuovi arrivi dalla regione dell'interno. Si può dire che in questi quartieri gli abitanti siano tutti immigrati e la composizione etnica è molto variegata: Bakongo, Bazombo, Basumbu, Bapende, Baluba e altri ancora che non vi sto a dire. In tal modo iniziano a prendere forma i quartieri di Masina e Kimbanseke, che non dovete andare fino a Malulu e Ansela, ancora più verso il centro città, ma siamo già a 3 ore con bus per raggiungere queste zone. Attualmente Masina e Kimbanseke sono veri centri urbani satelliti, forse qua si riesce a vedere meglio. Sono i più popolati dell'intera regione, vengono chiamati Cina Popolare dai Kinoase, gli abitanti di Kinshasa. Kimbanseke, il quartiere dove ho deciso di svolgere il lavoro sul campo, è un quartiere che consta 1.600.000 abitanti, è una città, è una metropoli. La crescita rapida e spontanea di Masina e Kimbanseke non ha prodotto, come d'altronde in generale a Kinshasa, vere baraccopoli, simili a quelle che si possono osservare altrove. Ma anche da un punto di vista urbanistico si conferma quella che l'antropologo Treffon indica come una delle caratteristiche principali di Kinshasa, ovvero la presenza di un certo grado di ordine all'interno di un contesto estremamente caotico, disordinato, violento. Questa è una via di Kimbanseke. Il paradosso dell'ordine che regna nel disordine rappresenta la cornice esplicativa in cui inserire le più recenti riflessioni antropologiche su Kinshasa, a partire dalla descrizione e analisi delle molteplici strategie quotidiane di sopravvivenza riconducibili all'economia informale, alla continua negoziazione e intermediazione connessa alle più disparate transizioni. Si tratta della nota débrouillardise, un termine in parte intraducibile, comunque l'abilità di sbrogliarsela, in base alla quale gli interessi individuali per soddisfare i bisogni primari dell'esistenza soppiantano gli interessi collettivi e la solidarietà. L'interconnessione fra gli individui si risolve attorno a corruzioni, collusioni, frodi, furti, estorsioni e contraffazioni. Tutto ciò avviene attraverso strategie estremamente ingegnose e creative, seppur in un quadro di estrema povertà e diffusa violenza, dove il Kinoase, non aspettandosi nulla dallo Stato, cerca di sopravvivere gestendo al meglio le microstrategie del quotidiano. Kimbanseke rigurgita quotidianamente su Boulevard Lumumba, che è questa strada costruita per accogliere nel 74 Cassius Clay e Foreman per l'importante incontro di pugilato che c'è stato. Rigurgita fin dalle prime luci dell'alba una moltitudine impressionante di individui per poi inghiottirli nuovamente la sera. Alcuni stazionano intorno alle piccole rivendite in cui sono disposte in bella mostra ogni genere di prodotti, altri improvvisano banchetti, altri vendono l'uso di un telefono per singole chiamate. Ci sono i Bana Colo Colo che vendono petrolio al dettaglio, i Bana Chirage, ovvero i lucidascarpi, i Bana Cabriz che arrostiscono dei pezzi di capra. Ci sono venditori ambulanti di salcicciotti e quelli che vendono i dolci, e ancora i puspusseur che trascinano sui loro carretti le cose più inimmaginabili. Ci sono anche le mamam pula pula galline, perché vanno a raccogliere i grani, la granaglie che cadono dalle borse delle signore che hanno potuto comprare per procurarsi un pranzo. Ogni taxi Bruce, questa è una foto vera, non è un film, è una piccola azienda perfettamente organizzata. C'è il conduttore, il receveur, che ha il compito di stipare non meno di 36 persone in furgoncini adibiti al trasporto di 9 passeggeri. Qui hanno esagerato un po'. In ultimo c'è il facilitateur, che prima della partenza invita la gente a salire. Non di rado il receveur ha il compito lungo il tragitto di trattenere le portiere onde evitare che cadano in strada. I nuclei familiari sono molto numerosi, in certi casi si contano più di 30 persone per nucleo. I due criteri solitamente utilizzati dai demografi per definire un nucleo familiare, cioè dormire sotto lo stesso tetto e mangiare nella stessa pentola, non sempre convivono a Kinshasa, anzi quasi mai. Ciò è dovuto ai molti ménages cachés, cioè ai nuclei familiari nascosti dentro altri nuclei familiari.
La presenza quindi di madri celibi molto giovani, con prole, che continuano a vivere nella casa dei genitori, condividendone il tetto ma non la pentola. Questo è un quadro di un artista locale, Bodo, del 2000, in cui rappresenta la non condivisione della pentola come regola di gestione della famiglia. A noi sembra molto, molto strano, ma davvero a Kinshasa si diventa animali, la famiglia perde la sua umanità, e ne sono ben consapevoli i Kinumase. A complicare un quadro già fortemente critico si sovrappone la problematica diffusa incorporazione nel nucleo familiare di figli di parenti defunti, figli di relazioni extraconiugali, figli di comogli decedute. Le accuse di stregoneria mosse ai bambini del proprio nucleo familiare, un tema che forse conoscete, e il loro conseguente allontanamento dalla casa deve essere il più delle volte ricondotto proprio a tali precarie posizioni strutturali all'interno della famiglia. Come se non bastasse, alle difficili dinamiche interne ai gruppi domestici si somma la forte conflittualità che scaturisce dalla diffusa compresenza a Kinshasa di viri località e matrilinearità. Si appartiene alla famiglia della madre ma si vive nella parcelle, nella casa del padre. Tutti questi fattori determinano un tessuto sociale fortemente segnato da disgregazione e diffidenza nelle reti sociali, familiari, anomia e insicurezza. La centralità e l'urgenza degli interessi individuali finalizzati alla mera sopravvivenza dissolvono ipotetici interessi collettivi e un già precario senso di comunità all'interno di enormi quartieri che sono sorti, bene a ricordarlo, da pochi decenni in seguito a massicce ondate migratorie. In tale contesto, l'esplosione del fenomeno associativo, e vengo qui un po' al nucleo della relazione, soprattutto la creazione continua di mutualità, di società di mutuo soccorso, è sicuramente una reazione alla disgregazione del tessuto sociale e una possibile risposta creativa al desiderio di ricostituzione di un brandello di capitale sociale. E con la Debrouillardise i singoli si districano, si sbrogliano, anche proprio in termini figurato possiamo immaginarli. Con le società di mutuo soccorso si tenta di riannodare dei brandelli di società. Come funzionano queste mutualità? Le mutualità sono diversificate, però il funzionamento è abbastanza simile. 20-40 persone si accordano e versano mensilmente una somma di denaro in un'apposita cassa. A questa cassa così formata non si deve mai attingere, è il patto sociale di Rousseau, quella cassa, anche perché se si va via non viene restituito nulla e quindi è la garanzia della permanenza del gruppo. Quando subentra un problema, morte essenzialmente, ospedalizzazione, nascita di un figlio, ma essenzialmente morte, gestione dei funerali, si costituisce una cassa di soccorso con la raccolta fra gli affiliati di una somma supplementare, utile a contribuire totalmente o parzialmente alle spese del socio bisognoso. I casi previsti di intervento sono molto particolareggiati, ovvero, non so, la nascita di un figlio bisogna dare $10 più un sacco di zucchero, da 5 kg sapone, polvere per neonati, per il matrimonio tradizionale una cassa di birra, per il matrimonio religioso $20, per la morte di un figlio acquisto della bara $5, a coppia presenza al funerale obbligatoria. Ecco, quindi c'è nello statuto un dei criteri molto ben stabiliti. I funerali sono solitamente considerati il caso di intervento principale di una mutualità. Anche le società di mutuo soccorso degli immigrati in Italia nascono come gestione dei cadaveri degli immigrati, quindi c'è proprio un discorso più ampio che va al di là di